Andiamo in Val d'Orcia, valle nel cuore della Toscana, considerata patrimonio mondiale dell'umanità per lo stato di conservazione eccellente del panorama. Visiteremo nell'ordine Montalcino, nota via Brunello, l'abbazia Sant'Antimo, Bagno Vignoni con la sua vasca termale, San Quirico e Pienza, la città dei Papi e dei Pecorino. Camperini, prima settimana in zona gialla dopo tanto tempo in zona arancione e rossa. Stasera siamo pronti a partire, mi sono preso un giorno di festa, domani facciamo il non ponte del 1° maggio e direzione Val d'Orcia. Speriamo che vi piaccia. Allora, eccoci qui, finita la giornata di lavoro, partiamo e ceniamo per strada e cerchiamo di arrivare a Vetturina prima del coprifuoco. Melanzane e couscous mescolati, cena fredda, un po' tardi per cenare. Porta frigorifero bloccata, sportelli pettili bloccati, antenna TV abbassata, aria motore chiusa, frigorifero a batteria. Capitano, siamo pronti al decollo. Grande, e vai. Ci passiamo? Sì, e io ho paurissima se si scocca il camper. Allora, piccola area di sosta a Montalcino, segnalata su tutte le guide, Park Fortnite e compagnia bella. E stalli comodi, un pochino in discesa, a pagamento. Non c'è corrente elettrica, ma c'è un tombino di scarico e una presa d'acqua. 5 euro per tutto il giorno e abbiamo pagato 3 euro e rotti per un'ora e mezzo, quindi diciamo che comunque la cifra è modesta. Montalcino è il primo borgo della Val d'Orcia che visitiamo. La collina su cui si trova era abitata fin dall'epoca etrusca, ma il borgo vero e proprio nasce in epoca medievale. All'inizio della nostra visita ammiriamo subito le mura del XIII secolo e la fortezza, che però è chiusa perché in ristrutturazione. Ci addentriamo poi nelle vie del centro storico, passeggiando fino al Duomo, costruito a metà dell'Ottocento in stile classico. Da qui giungiamo a un belvedere che ci permette di cogliere il panorama che si affaccia sulla valle sottostante.
panorama della Val d'Orcia, ragazzi, stupefacente. Tornando verso il campo, ci rimane da vedere il Palazzo dei Priori, sede del comune, e le innumerevoli cantine. Montalcino, infatti, non ci dimentichiamo che è famosa soprattutto per il suo Brunello, ma da vigneti della zona si producono anche il Rosso di Montalcino e il Sant'Antimo, che sono altri due vini DOC. Prima di pranzo ci spostiamo a Castelnuovo dell'Abate per visitare la famosa abbazia di Sant'Antimo. Mentre si cucina, qualcuno fa compiti e sembra che l'espressione non torni il risultato. Bisogna rifarla. Siamo all'impiattatura finale. Anche oggi, anche se è un po' tardi a dire la verità, ma però insomma si mangia bene, dai. L'abbazia di Sant'Antimo è una delle architetture più importanti dello stile romanico in Toscana. Il primo nucleo risale addirittura al 352. Il monastero era già presente in epoca longobarda, ma la fondazione vera e propria viene fatta risalire a Carlo Magno, anche se molto probabilmente si tratta di una leggenda. Il periodo di massimo splendore è compreso fra il 1100 e il 1200, quando viene costruita la nuova chiesa, la cui architettura subisce forti influenze francesi. All'esterno, la mole della chiesa abbaziale è visibile da tutta la conca in cui si trova, grazie alla sua notevole altezza e soprattutto al suo campanile, che invece arriva a 27,50 m all'altezza della terrazza. La torre campanaria è preesistente rispetto alla chiesa attuale e per questo motivo è attaccata alla chiesa stessa. Tutta chiusa l'abbazia di Sant'Antimo, un pochino decadente, pensavo un po' meglio. Quindi piano piano ce ne andiamo nel bosco e seguiamo il sentiero fino a risalire a paese, dove forse speriamo di trovare il pane che non abbiamo ancora comprato oggi per la cena. Però è veramente un luogo di pace e tranquillità. Area di sosta a Bagno Vignoni, come avevo letto, in realtà veramente bruttina. Allora, a parte il paesaggio laggiù bello, dove c'è un bel filare di cipressi in lontananza, un bel panorama, ma per il resto bruttina, un parcheggino su ghiaietta dietro la spazzatura con un cassone scarrabile. Laggiù dietro c'è l'isola ecologica, c'è delle pompe, penso del complesso termale lì sopra, quindi per ora sono accese e fanno un po' di rumore, perlomeno nel silenzio forse si sentirà. E qui sotto c'è dei marmi, un marmista. Sì, avevo letto che non era un granché e conferma l'impressione degli altri camperisti. Oh,
Buongiorno camperini, buon primo maggio. Oggi ci svegliamo qui a Bagno Vignoni e siamo, come dire, un po' appiccicati agli altri camper. Vi faccio vedere. Vista camper stamani. Stamani è così. Allora, qui siamo sulla via Francigena. L'obiettivo sarebbe arrivare a Castiglione d'Orcia, che è lassù. Però ieri sera non siamo scesi a visitare Bagno Vignoni, quindi prima andiamo a vedere il paese e la famosa vasca d'acqua termale. Eccoci arrivati alla famosa piazza d'acqua di Bagno Vignoni, acqua termale. E qui di fronte l'albergo. Meno male c'è già qualche turista che fa colazione. Sgorga, scende giù e poi si lancia qua sotto. Qui si getta tipo cascate. Noi andiamo laggiù sotto dove c'è il fiume, percorriamo un po' la valle e poi si risale laggiù. Viene fuori il sole, la giornata è bella, non c'è nessuno, siamo in perfetto isolamento e distanziamento, come ci piace fare di questo periodo. Laggiù dietro, secondo me, si staglia la Rocca d'Orcia, che è sempre piuttosto lontana. Allora, ce la prendiamo di passo tranquillo. Dobbiamo trovare il guado per attraversare il fiume. L'antico ponte è ormai diroccato. Allora, questo è il guado. Purtroppo acqua ce n'è, non è semplice da attraversare. Stiamo valutando le varie opzioni, tra cui quella di tornare indietro. Ora vediamo un attimo. Qualche avventura gratis oggi. Come oggi. E mi sono bagnata a culo. Molli Livornese, esperto di scoglio, queste cose non ci fanno paura.
l'ambiente è meraviglioso, il fiume Orcia in fondo a questa valletta, pascoli, boschi, e oggi veramente siamo completamente soli. Stiamo avvicinando, è un caldo umido oggi, sembra di camminare nella foresta tropicale invece che nella campagna del Senese. Siamo arrivati a Castiglione, è l'una e oggi non ci siamo neanche preparati niente da mangiare al sacco. Abbiamo mangiato benissimo, delle focaccine veramente buone, la mia era piena di pecorino, fantastico. E posto silenzioso, senza traffico, senza macchine, panorama bello ancora, finché non verrà temporale, speriamo di no. E sì, sarebbe più bello col sole, però ci possiamo accontentare. Niente, siamo alla rocca che però è chiusa, la guarderemo da fuori, da sotto, tanto comunque l'obiettivo era l'escursione oggi, non visitare la rocca, sarebbe stato interessante ma insomma se ne farà a meno per la gioia di Vanessa. Grazie. Insomma sarebbe stato interessante ma in periodo Covid è una corsa ostacoli e quindi riapre il 15 maggio. Comunque l'accesso a pagamento modesto. Stiamo rischiando il temporale, però siamo quasi arrivati a camper, dai, siamo fiduciosi che non ci bagniamo oggi. Piove e ormai è l'ora di fare la doccia, la visita a San Quirico d'Orcia la rimandiamo a domani. Polenta, era meglio se era sugo di porcini, polenta con sugo di zucchini, che sono molto meno pesanti. Fuori ha smesso di piovere e domani sarà bel tempo. Ci aspetta. Ciao camperini, siamo a San Quirico d'Orcia, area di sosta, 10 euro al giorno. Frequentata, ora c'è un po' di movimento, c'è il cambio, diciamo, fra chi arriva e chi parte. Campo sportivo e residenze vicine. Pozzetto di scarico un po' scomodo. Proseguiamo la nostra passeggiata domenicale. San Quirico è un borgo di origine etrusca che si trova sulla via Francigena. L'antica cinta muraria è ben conservata ed è centro impreziosito dagli orti leonini, un tipico giardino cinquecentesco nato non al servizio di una villa, ma per essere aperta alla visita a tutti i pellegrini del vicino ospedale. Al termine del corso incontriamo la collegiata dei Santi Quirico e Giuditta. È un magnifico esempio di edificio romanico con tre portali in tre differenti stili. Il primo portale è romanico in pietra arenaria e travertino, il secondo è decorato, il terzo è un incrocio fra il romanico e il gotico.
terminiamo la visita di San Quirico con questo bel panorama sulla Val d'Orcia. Via, ultima tappa del nostro viaggio, lasciamo San Quirico e andiamo qui vicino, sempre a tutta portata di mano da queste parti, a Pienza. Navigatore che ci vuol far passare per le strade bianche, un po' avventuroso il nostro navigatore, pur essendo un po' stato per Corso Campi. Parcheggio di riserva a Pienza, perché quello diciamo segnalato come principale era strapieno, oltretutto posti auto occupati diciamo da camper, ma tanti posti auto e comunque misto, e non c'era veramente possibilità di sosta comoda, anche perché pensiamo di mangiare in camper oggi. E questo invece l'avevo trovato a margine del paese e è veramente carino, perché in realtà è soltanto uno spiazzo, ne vede, non diamo noia a nessuno, è un ottimo posto dove mangiare. E poi andiamo a vedere Pienza dopo pranzo, ultima tappa del nostro tour in Val d'Orcia. Iniziamo il nostro giro di Pienza dalla passeggiata che si affaccia sulla Val d'Orcia, che finalmente con un po' di sole possiamo ammirare in tutto il suo splendore. Sullo sfondo si staglia il Monte Amiata, presente e visibile in tutti questi tre giorni. È una montagna magnifica che abbiamo conosciuto a novembre e che ci è piaciuta moltissimo. Ci addentriamo nel centro del borgo, finalmente pieno di turisti. Pienza nasce, per come la vediamo oggi, nel 1462, in pieno rinascimento, per volontà di Enea Piccolomini, nato qui e diventato Papa Pio II. Gran parte del rilevante patrimonio storico-artistico di Pienza si concentra nella suggestiva piazza dedicata al pontefice. Isolata e ben visibile, è subito la rinascimentale cattedrale. Di fronte il Palazzo Comunale e accanto Palazzo Borgia e Palazzo Piccolomini. La cattedrale, pur essendo uno dei monumenti più importanti del Rinascimento italiano, per alcuni particolari come il tetto a due spioventi e l'occhio centrale, ricorda le chiese gotiche francescane, ma anche le Hallenkirchen tedesche che Pio II aveva visto nei suoi numerosi viaggi. L'insieme è però rinascimentale e risente l'influenza di Leon Battista Alberti, oggi ritenuto il reale ispiratore di Pienza e del Duomo. Finiamo la visita comprando un po' di pecorino, uno dei prodotti più famosi di questa terra, e poi una breve merenda. Anche i panni stesi fanno parte del panorama caratteristico. Ci siamo fermati per fare merenda, visto che è domenica, con pasta e gelato, e poi è l'ora di tornare a casa. Saluta.